29 settembre del 1968. La Casa Sollievo della Sofferenza ci racconta che quel giorno è l'Osservatore Romano a divulgare una lettera inedita in quel momento di Padre Pio da Pietrelcina, rivolta proprio al Santo Padre Paolo VI. Una lettera datata 12 settembre del 1968. Si trattava di una lettera che era stata inviata proprio pochi giorni prima della morte di Padre Pio, in previsione dell'udienza ai padri capitolari dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. E proprio in questo scritto Padre Pio esprime la sua grande religiosa adesione al magistero di Paolo VI, con particolare riferimento all'enciclica Umane Vitae. I sentimenti di obbedienza, di pietà, di partecipazione filiale, alleanze apostoliche del Papa, al quale offre la sua preghiera e sofferenza quotidiana, proprio per continuare il diritto e faticoso cammino. Infatti, in alcuni punti che voglio condividere con voi, Padre Pio scrive: l'Ordine dei Cappuccini è stato sempre in prima linea nell'amore, nella fedeltà e nell'obbedienza e devozione alla sede apostolica. Prego il Signore che tale rimanga e continui nella sua tradizione di serietà, austerità religiosa, povertà evangelica, osservanza fedele alla regola e alle costituzioni, pur rinnovandosi, scrive Padre Pio, nella vitalità e nello spirito interiore, secondo le direttive del Concilio Vaticano II, per essere così sempre più pronto ad accorrere alla necessità della Madre Chiesa, al cenno della santità vostra. E poi ancora Padre Pio scrive: so che il vostro cuore soffre, soffre molto in questi giorni per le sorti della Chiesa, per la pace del mondo, per le tante necessità dei popoli, ma soprattutto per la mancanza di obbedienza di alcuni, scrive Padre Pio. Perfino cattolici all'alto insegnamento che voi, assistito dallo Spirito Santo e nel nome di Dio, ci date. E allora, scrive Padre Pio, vi offro la mia preghiera, la mia sofferenza quotidiana, quale piccolo ma sincero pensiero dell'ultimo dei vostri figli, affinché il Signore vi conforti con la sua grazia per continuare il diritto e faticoso cammino nella difesa dell'eterna verità che mai si cambia col mutar dei tempi.